Ciao a tutti e benvenuti nel cortile di casa mia. Io sono Anita, trainer del ginnasium numero 4 di Codevilla. Oggi sono qui perché voglio proporvi un circuito veramente intenso, solo gambe. Si compone di 6 esercizi ciascuno, ognuno 15 ripetizioni, tranne l'ultimo che sarà a tempo 30 secondi. Per svolgere questo circuito ci servono solo due cose: un elastico come questo e un piccolo sovraccarico, che può essere un pesetto piuttosto che una semplice cassa d'acqua che abbiamo tutti quanti a casa. Ripeteremo il circuito per 4 volte. Io farò con voi solo la prima e vi spiegherò passo passo ogni esercizio. Se siete pronti, partiamo! Ok, il primo esercizio che andremo ad eseguire è lo squat. Mi raccomando, ci posizioniamo con i piedi alla stessa ampiezza delle nostre spalle. Prendiamo in mano il nostro peso, andiamo giù, spingendo il nostro bacino all'indietro e stando tendendo a non superare con la punta del ginocchio la punta del piede. 1, 2, 3, strizzo i glutei, 4, 5, butto fuori l'aria quando salgo, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. E il nostro primo esercizio è finito. Ok, il secondo esercizio che andremo a fare è una leg extension. Quindi ci posizioniamo con i piedi sul rialzo, le mani per terra, addome e glutei contratti e pieghiamo le nostre ginocchia in questo modo. Ne facciamo 15, 2, 3, 4, 5. In questo modo avremo l'estensione del quadricipite, 6, 7, 8, 9, 10. Uno. In questo modo abbiamo replicato la leg extension che troviamo nei nostri centri. Il terzo esercizio che andremo a fare è una leg curl con l'aiuto di un elastico. Ho quindi legato l'elastico. Lo stendo in modo tale da poter agganciare i miei piedi all'interno e lo stendo sulla panchina. A questo punto non faccio altro che replicare la stessa cosa che faccio con la leg curl presente nei nostri centri. 4, 5, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 4, 3, 2, 1. Quarto esercizio del nostro circuito, il calf, utile per andare a lavorare i nostri polpacci. Teniamo i piedi alla stessa ampiezza delle spalle e non facciamo nient'altro che andare su e giù sulle nostre punte. Se volete aumentare l'intensità dell'esercizio, potete farlo salendo su un piccolo rialzo e facendo sempre su e giù con i nostri piedi. Prendiamo il nostro sovraccarico e facciamo le nostre 15 ripetizioni. 1, 2, tengo, 3, 4, 5, 6, 7, tengo, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Quinto esercizio del nostro circuito, step up.
piede sul rialzo e su. Ricordiamoci che sono 15 per una gamba e 15 per l'altra, quindi andiamo a fare gli altri 15. Gli ultimi 5. 4. 3. 2. 1. Stop. E anche gli step up sono fatti. Bene. Adesso vi faccio vedere l'ultimo esercizio del circuito. È uno squat isometrico, lo teniamo per 30 secondi. Ci appoggiamo e facciamo finta di stare seduti. Teniamo la posizione per 30 secondi. Se volete, per aumentare l'intensità dell'esercizio, potete prendere un piccolo sovraccarico e appoggiarlo sulle vostre gambe. Respiriamo e lasciamo trascorrere i nostri 30 secondi. Secondi trascorsi, il nostro circuito è finito. Mi raccomando, replicate gli altri 3 giri e continuate ad allenarvi. Vi mando un grosso bacio e non vedo l'ora di rivedervi tutti in palestra.